Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, me l'avete chiesto mille volte, oggi vi spiego come crearvi un server per Assetto Corsa Competizione su PC gratis in 5 minuti. Prima di andare avanti però vi voglio rubare un secondo per farvi vedere questa statistica. Molti di quelli che guardano i video di sto canale non sono iscritti, quindi vi ricordo che se vi piacciono i contenuti iscrivervi non vi costa niente, ma date una grossa mano al canale, perché più iscritti ci sono più ci si presentano opportunità di fare cosette molto molto fighe. Quindi quello è il tasto iscriviti, se vi va iscrivetevi. Dunque oggi vi farò vedere tutti i passi che servono sia per la configurazione lato software che per la configurazione lato rete per arrivare a crearvi il vostro server. Veramente ci vogliono 5 minuti. Oltretutto sono operazioni che dovete fare sostanzialmente una volta sola, perché poi la configurazione è veramente banale. Vi metterò tutti i passaggi senza dare per scontato nulla, perciò se qualcosa non vi riesce rivedetevi il video, non scrivete qua sotto 2000 problemi specifici che avete sul vostro computer, perché non ve li posso risolvere a distanza, non so perché non vi funziona qualcosa sul vostro computer, ma vi assicuro che quello che vi spiego io funziona. Perciò se qualcosa non va, cercate di capire qual è il problema del passaggio che non vi riesce o qualche cosa che vi manca per farlo funzionare sul vostro computer o sul vostro sistema. Prima domanda principale: per avere un server d'Assetto Corsa Competizione non è obbligatorio avere un altro PC, anche se io lo consiglio, ma deve essere un PC che ci abbia una buona capacità di calcolo, perché comunque anche il server di ACC fa parecchio lavoro dal punto di vista del calcolo. Perciò se avete un PC dedicato è meglio, magari un PC che non usate, non ci deve avere ovviamente una scheda grafica potente, non serve a niente, però deve averci una buona capacità di calcolo. Io in questo momento come server per Assetto Corsa Competizione, per le nostre for fun, e se non le seguite o se non partecipate vi invito comunque a seguire Instagram per sapere quando ci stanno, perché così se volete potete correre insieme a noi, uso un server con un processore Intel i7-4790K, 16 GB di RAM, è una configurazione molto vecchia, poco costosa, ma che comunque sia già funziona benissimo. Però andasse a comprare un server apposta non c'ha senso, potete comunque farlo anche sulla stessa macchina su cui giocate, che però ci avrà un lavoro in più rispetto a quello solamente del gioco, e ACC comunque sia lato scheda grafica che lato CPU richiede tante risorse, perciò valutate voi se vi conviene fare questo tipo di operazione sullo stesso PC, mettene un altro, o fare la soluzione più banale, cioè andare su portali che offrono i server per Assetto Corsa Competizione tipo Gportal, ma ce ne sono tanti, sia per PC che per quelli in realtà funzionano anche per console, e noleggiarvi lì il server. Io però vi do per scontato che voi ci abbiate o un PC da dedicare o vogliate farlo sul vostro PC questo server. Primo passo per ottenere il server di Assetto Corsa Competizione è il software. Il software ce lo fornisce proprio Kunos, quindi voi dovete andare nel vostro account di Steam, andate qui dove, vabbè, ovviamente dove avete la lista di tutti i vostri software che vi siete comprati nel tempo, andate in questa selezione, in questa casella di discesa selezione, e scegliete anche la voce strumenti, non solo giochi. A questo punto, tra le varie scelte, dovete andare a cercare una voce che si chiama Assetto Corsa Competizione dedicata al server, questo qui lo installate, occupa pochissimo spazio e di base vi installerà dentro la vostra cartella dei software di Steam un programma aggiuntivo che è appunto Assetto Corsa dedicato al server. Questo in realtà è l'unico programma che serve per avere il server di Assetto Corsa Competizione. A forza di serve mi sono picciato. Fatto questo, avete bisogno di quest'altro software. Si tratta di ACC Dedicated Server GUI. GUI sta per Graphic User Interface. Lo trovate su Race Department, vi lascio il link a questa pagina internet qui sotto in descrizione. Lo scaricate qui dal tasto download. Vi consiglio anche di registrarvi su sto sito, perché lui a quel punto vi monitora gli aggiornamenti di questo programma. Quindi quando tornate su Race Department, se per caso è stata rilasciata una nuova versione da questo ragazzo che lo fa, Martin Bindis, qui nelle notifiche vi apparirà un numeretto che vi dirà che potete scaricare una nuova versione che magari ha delle nuove funzioni, perché comunque lui lo tiene sempre aggiornato. E ogni volta che si aggiorna ACC Dedicated Server fatto da Kunos, e lo trovate su Steam e lì ve lo aggiorna, sicuramente esce un aggiornamento anche di questo per implementare le nuove funzioni. Ad esempio Kunos rilascia le nuove macchine, aggiorna qualcosa sul dedicated server e lui aggiorna qualcosa dentro questa interfaccia grafica, che non è altro che una specie di strato che voi utilizzate da Windows per non andare a riga di comando a configurare i file di configurazione in maniera testuale, ma fate tutto dall'interfaccia semplicissima e andate a pilotare il programma di Kunos. Quindi scaricate questo programma, non è importante dove lo scaricate, lo estraete, adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. Io ad esempio l'ho estratto dentro C
CCTM ACC, ma voi potete estrarlo dove volete e trovate dentro questi tre file: ACC Dedicated Server Graphic User Interface e questi due file che sono il changelog e il readme. Quello che è importante è questo qua, ovviamente, che lo dovete andare a copiare dentro la cartella di Steam dove avete installato ACC Dedicated Server, il programma che vi ho fatto scaricare prima da Steam, proprio dentro la cartella principale. Questo sarà il programma da lanciare per andare a attivare il server. Però sul software poi ci torniamo, perché adesso vi devo far vedere la configurazione di rete. Anche questa è semplicissima. Per quanto riguarda la configurazione di rete, anche qui la cosa è molto semplice. Non entro molto nel tecnico perché vi dovrei dire delle cose che sostanzialmente poi alla fine sono abbastanza inutili. Quello che conta è che voi sicuramente, che avrete una DSL o avrete una fibra, avrete un router dentro casa. Quel router ha un suo indirizzo IP. L'indirizzo IP è un po' come un numero di telefono a cui i computer collegati in rete rispondono e comunicano tra di loro. Ora voi dovete collegarvi col vostro router perché dovete andare ad attivare un port forwarding. Quello che è importante che capite è che dovete fare in modo che le chiamate che arrivano al router vengano ridirezionate al vostro PC sulla rete interna che funge da server, in modo che le altre persone si possano collegare sostanzialmente al software che gira sul vostro computer e sta facendo in quel momento da server. Quindi vi dovete collegare tramite il vostro browser, Chrome, Edge, quello che vi pare, al vostro router. Di solito l'IP che ha sulla rete interna un router è 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Scrivete uno di questi due indirizzi nella URL del vostro browser, vi apparirà l'interfaccia del vostro router. In questo caso il mio è un router Vodafone perché ho la connessione con Vodafone. Comunque questa funzione ce l'hanno praticamente tutti i router, quindi dipenderà dal vostro provider. Quello che è importante è che troviate la sezione internet del vostro router e dopodiché andate a vedere la gestione delle porte, che è quella che sostanzialmente ci interessa. A questo punto dovete andare ad associare due porte. Cosa sono le porte? Allora, due PC per parlare tra di loro, per scambiarsi dei dati, non utilizzano solamente l'indirizzo IP che gli permette solamente di identificare quali sono i due computer che devono comunicare tra di loro, ma utilizzano anche le porte di comunicazione. Le porte di comunicazione sono come dei canali, è come se voi sceglieste di parlare su un canale 1 piuttosto che il canale 2, piuttosto che il canale 3, le porte ce ne sono una cifra, ce ne sono 32.000 erotti, eccetera eccetera. Quindi di fatto le porte sono un numeretto. Ora è importante che voi andiate a configurare sul vostro router per la porta TCP 9232 e per la porta UDP 9231 il reindirizzamento sull'IP della macchina, che della macchina intendo del PC, che sulla vostra rete fa da router. Quindi per sapere qual è l'IP del vostro PC o del PC su cui avete configurato il server, andate su command, ma ve lo faccio vedere. Quindi andate su start, fate esegui, schiacciate, dunque andate su start, schiacciate il, andate su start, schiacciate, non dovete schiacciare un cazzo, andate su start, poi scrivete cmd, vi apparirà il prompt dei comandi, che è questo programma che vedete qui. Qui andate a scrivere il comando tutto attaccato ipconfig, tutto minuscolo così, fate invio e vi uscirà tutta una serie di dati. Quello che vi interessa a voi è questo qua, indirizzo IPv4. In questo caso sul suo PC dove sto adesso, che è il PC di gioco, il mio IP è 192.168.1.28. Vedete questo qui? E il mio gateway è 192.168.1.1.1, che poi è l'indirizzo del router, il router, il gateway, insomma sostanzialmente, concettualmente sono la stessa cosa. Adesso non vi metto lì a spiegarvi 2000 cose. Quello che mi interessa è questo IP qui. Ovviamente se voi avete un computer dedicato, come me che di fatto utilizzo un server, l'indirizzo IP non è quello del PC dove sto giocando, ma è l'indirizzo IP del server. Quindi sta procedura di aprire il command e chiedere ipconfig per sapere l'IP della macchina, dovete farlo sul server. Una volta che avete preso sto numeretto, tornando qui andate proprio a creare l'associazione delle porte, come vi dicevo prima. Queste non fanno altro che creare un canale di comunicazione sul router. Quando gli arrivano chiamate dall'esterno su quella singola porta, le ridirige sulla rete interna al PC che voi avete dedicato come server. Per farlo, da qui è molto semplice, schiacci più, scegli il nome, gli dai un nome che ti pare, poi scegli il dispositivo se vuoi, oppure ci metti l'IP, che è quello che vi dicevo io. Scegli il protocollo tra TCP e UDP, come vi ho fatto vedere, uno è per il protocollo TCP che dovete aprire, uno è per il protocollo UDP, metti il numero della porta, fine. Vi dovete trovare con questa configurazione alla fine, cioè aver configurato la porta locale 9231 per il protocollo UDP e la porta locale 9232 per il protocollo TCP. Altra cosa importante, gli IP dentro la rete interna possono essere fissi o dinamici.
Questa è una cosa un po' più avanzata. Di base non dovrebbero cambiare, però potrebbe succedere che se voi avete DHCP il vostro indirizzo IP del server cambi sempre. Allora, o lo impostate fisso, e per questo potete cercare una spiegazione su internet di come fai a impostare l'IP fisso su una macchina, non metto a farlo anche questo in questo video che non c'entra niente, oppure se avete DHCP controllate ogni volta lanciando quella finestra command che avevo fatto vedere prima che non sia cambiato l'IP del vostro server prima di avviarlo, perché sennò le chiamate arriverebbero un IP che non esiste più. Però di base di solito DHCP rinnovano gli IP che uno ha se non ci sono stati particolari cambiamenti, e quindi vi dovrebbe riassegnare sempre lo stesso. Per sicurezza controllatelo se non vi funziona. Abbiamo quasi finito. Siccome siamo su Windows, è importante che sul PC su cui girerà ACC Dedicated Server, quindi sia che sia il PC standalone sia che sia il vostro PC di gioco, andate ad aprire sul firewall del PC le porte che avete sbloccato sul router, perché il firewall è una specie di strumento di controllo per evitare che ci siano delle intrusioni malevole sul vostro computer. Ora, non crea nessun tipo di problema questa procedura, quindi dovete stare tranquilli. Dovete andare ad aprire le stesse porte che avete aperto sul router, altrimenti la comunicazione non si fermerà sul router, perché il router porterà avanti i dati che gli arrivano su quelle porte passandoli sul PC che avete dedicato come server, ma si fermerà sul vostro PC. Quindi andate qui, adesso quello che vedete in realtà è il mio server, non è più il computer di gioco. Andate qui e scrivete firewall, proprio così, firewall. Vi apparirà questa voce qui che è Windows Defender Firewall, lo lanciate e qui andate in impostazioni avanzate, in questo menu di sinistra. Vi si aprirà questa finestra. Se vedete qui nel menu di sinistra ci sta una voce che è regole connessioni in entrata. Ci cliccate e dovrete andare a definire due regole apposta per il server di ACC. Come vedete io qui ce l'ho già tutte e due create. Comunque sia, creare una regola è abbastanza facile. Andate qui a destra, c'è il tasto nuova regola. Qui dovrete andare a dirgli che si tratta di una porta, per una porta sia TCP che TCP che UDP. Dopodiché gli dovrete andare a dire la porta di che protocollo si tratta, quindi ne dovrete creare una porta, una regola specifica sia per il TCP che per l'UDP, e qui andrete a scrivere il numero della porta. Quindi per quanto riguarda il TCP la porta è la 9232, poi andrete a creare un'altra regola per 9231 sull'UDP. Quindi qui ci scrivete proprio 9232 per la TCP, fate avanti, gli dite consenti la connessione, dopodiché qui abilitate tutte e tre le voci e gli date un nome che vi pare. Fatto questo avrete creato sia la regola per il server per il protocollo TCP che per il protocollo UDP e la configurazione è finita, e di questa non la dovrete più fare sostanzialmente. Adesso andiamo a vedere insieme il programma ACC Dedicated Server GUI, che è quello che vi ho fatto scaricare prima. Qui lo vedete già configurato più o meno con le opzioni che sono corrette per creare un vostro server. È importante che questa parte qui delle checkbox la mettete esattamente in questa maniera, altrimenti non vi registrerà il vostro server e non lo troverete da dentro il gioco. Dopodiché qui andrete a definire il nome, potete mettere la password per fare in modo che la gente possa entrare se volete che ci sia una password. Questa è la password amministratore, per fare in modo che potrete voi skippare le sessioni, cliccare via la gente, eccetera eccetera. E qui se ce l'avete è la password spettacolare, cioè di gente che può entrare a guardare ma non deve per forza giocare. Qui potrete decidere il numero di slot massimo per le auto che volete che si collegano. Mi raccomando, non esagerate, perché comunque sia ogni auto che si collega vi ruba un pochino di banda internet. Voi con la vostra connessione ci avete a disposizione un tot di dati che potete scambiare, e se la quantità di dati richiesta dal numero di macchine che mettete è superiore inizierà a laggare tutto quanto. Qui potrete scegliere il formation lap, l'SA richiesto, insomma la possibilità di configurazione con questo software è decisamente avanzata. Qui c'è la parte per gestire il meteo, qui andate a gestire le sessioni di pratica, scegliete su quale pista, su quale tipo di categoria di auto, quale tipo di sessione, pratica, qualifica, gara, che giorno viene, a che orario viene, quanto dura. Potete andare a mettere dei settaggi privati che vedete qui, che però funzionano solo in determinate condizioni in base a queste check. Io comunque vi consiglio di lasciare tutto così. Quando avete messo tutto quello che dovete impostare, cliccate su Start Server, aspettate quei 20-30 secondi e troverete il vostro server DHCP dentro il gioco. Ok, io penso di avervi detto praticamente tutto per la configurazione del software, del server, della rete. Ora vi dovete solo divertire. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande scrivetele qua sotto, ma mi raccomando, non scrivete domande
domande di cose che potete trovare all'interno del video, perché se no vi risponderò semplicemente guarda del video. Se ci avete domande su qualcosa che mi sono dimenticato o qualche consiglio aggiuntivo, se qualcuno ce l'ha, magari ho scordato qualcosa di dire, ovviamente scrivetelo qua sotto nei commenti, e soprattutto spero che vi sia utile e voi possiate creare i vostri server per fare i vostri campionati, partite con gli amici, insomma eventi con la vostra community, quello che vi pare. Detto questo, come al solito, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!